Teatro splendente. Venite a vivere con noi sogni, misteri e avventure. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo appuntamento, in questo nuovo video. Siamo sulla demo di Princess Peach Showtime, il nuovo gioco dedicato alla principessa Peach in uscita su Nintendo Switch questo marzo. È il primo gioco dopo quello per Nintendo DS Super Princess Peach, quindi mi chiedo cosa abbiano tirato fuori dal cilindro stavolta. Dal trailer di presentazione sembrava una chicchetta abbastanza carina da giocare. Vediamo come si rivede la demo. Principessa Peach, finalmente siamo arrivati. Vado a procurarmi i biglietti, farò presto. Nel frattempo, perché non fai un giro nel foyer? Credo si dica foyer. Ti avvertirò non appena li avrò presi. Io avrei detto in giro per la sala. Ok, non ha incertezza a quanto pare, scorre abbastanza fluido. Però ovviamente siamo in una sala con il minimo indispensabile per far sì che l'attenzione dell'occhio venga catturata e quindi non dovrebbero esserci incertezze di alcuna sorta. Quindi è giusto così. Sta per cominciare il nostro spettacolo della sparaccina, ancora un attimo di pazienza. Ok, qui abbiamo qualcosa. Allora l'immagine, no, la visuale non si può muovere. Però vabbè, da qua non si passa e da qua. Oggi siamo qui per assistere allo spettacolo, ma il sogno di ogni teatri è quello di recitare. Credo che i teatri siano loro, visto che il sogno di ogni teatri è di recitare, saranno loro. Ok, vediamo un po' qui invece. La Splendì in questo spettacolo è fenomenale. Ha uno splendore quasi irreale. Gli Splendì sono le nostre star. Hanno grande carisma e donano vita al palcoscenico. Questo sì, questo è un teatri, infatti dice anche nel nome. Quindi i teatri sono quelli che vorrebbero recitare, sono gli abitanti del posto. Ma gli Splendì o le Splendì sono gli attori veri e propri. Ecco il tuo biglietto. Hai visto che folla? Vuol dire che gli spettacoli sono fantastici. O hanno solo questo come intrattenimento, è una possibilità. Il nostro spettacolo sta per iniziare, andiamo a sederci. Un annuncio per tutti i gentili visitatori di oggi. Vi presentiamo uno spettacolo terrificante a cura di Uva Spina e la sua compagnia dei mostri! Ed eccoci qua! Peach ha perso la corona e perderà i suoi poteri come Mario perde i suoi quando perde il cappello. Chi è che piange? Ok, qui abbiamo le prime incertezze, non è un bene. se lagghiamo su dei filmati in game. Vuoi sapere che sta succedendo? Sì. Beh, degli strani personaggi mascherati stanno mandando a rotoli tutti i nostri spettacoli. Non possiamo portare avanti i nostri spettacoli con quei disturbatori tra i piedi. Non so proprio cosa fare. Ovviamente non ti aiuteremo. Tu sei venuto per assistere a un tranquillo spettacolo e invece ti sei ritrovato in mezzo al caos, eh? Mi dispiace tanto. Io devo trovare un modo per ristabilire l'ordine, ma non posso farcela da sola. Ti sarei davvero grata se mi aiutassi, che ne dici? Davvero, vuoi aiutarci? Oh, grazie, grazie, grazie! Beh, era ovvio che l'aiutassimo, no? Io sono Stella, sono una fata dello splendore che veglia su questo teatro. E tu ti chiami Peach, è un bellissimo nome! Lei è una fata dello splendore. Con il potere dello splendore dalla nostra parte ci riprenderemo le nostre opere e lo spettacolo andrà avanti.
I cattivi di cui parlavo erano nello spettacolo della spadaccina. Andiamo a controllare Eddie per prima cosa. Questa è la storia della spadaccina, ma c'è qualcosa che non quadra. Oh, oh no. Qualcuno è stato ferito. Sarà opera di quei tipacci mascherati? Ah, ci sono! Ho un'idea. Proviamo a evocare il potere dello splendore. Grazie a questo fiocco ora puoi usare lo splendore, Peach. Forza, usa lo splendore su di lui. Oh, mi sento meglio! Buon per te. È uno dei poteri dello splendore, fa risplendere cose e persone facendole sentire bene. Con il tuo aiuto possiamo usare il potere dello splendore e riportare tutto alla normalità. Let's go! Let's go, allora! Ha detto anche Peach, let's go! Quest'aria è tornata alla normalità. Andiamo a vedere com'è la situazione a castello. Ma... allora, con B si salta. Con B facciamo lo splendore, ma posso anche fluttuare? No. Non posso fluttuare più. Ok, che succede qui? Però per un attimo con lo splendore fluttuo. Oddio, i manigoldi? Eccoli ancora in giro a far danni. Ah, devo combatterli con lo splendore e basta? Dove va quello, ehi? Il potere dello splendore è troppo forte. Mannaggia a voi. Ah. Tutti quanti presi, vai, prego. Vabbè, saltare. Ah, vabbè, la prima cosa che si impara, saltare con A. Però, allora, io mo non vorrei dire nulla, eh. Però, Peach spadaccina. Ok, dove? Qui c'era una scorciatoia per il castello. Che fine ha fatto? Lo vediamo subito, lo vediamo. Vieni qua tu. E anche tu. Non mi sembrano molto aggressivi questi, eh. Ah, verrà rivelata ovviamente quando apro tutte quante le... i fiori luce. Ora, ora possiamo proseguire. Ci saranno dei segreti qui? O finisce l'atto, diciamo. Primo atto. Mi sa di sì. Ma questa è una gemma di splendore. Queste gemme sono la prova delle tue imprese. Traboccano di energia risplendente e ci saranno senz'altro utili nella nostra avventura. Ah, ci sono un bel po' da collezionare. Ok, non mi sembra ci sia altro qui. Magari ciò con cui è possibile interagire viene evidenziato per benino. Aspetta però. Quei rovi lì dietro? Niente, rimangono così. Certo che sto teatro però è bello grosso, accidenti. Che succede qui? Ci stiamo avvicinando al castello. No. Ah, le grinfie. Dei manigoldi, dei cattivi. Quei rovi, nel castello c'è... Oh, ah, no, mi fanno male se... dai. Ecco, ora sei più forte. Cioè, senza pensarci. Grande fratello. Non il programma. Ti senti invincibile, buon per te. E qui ci possiamo entrare? Oh, tu che fai? Stava andando a nascondersi là dentro il tipo. Mi devi la vita. Ma guarda, anche meno, Oh, aiuto. No, non ti avvicinare troppo, aspetta. Voglio vedere qui che succede. Chissà che succede al castello. Ma quella è la via per il castello, aspetta. Quella è la via per il castello. Se solo ci fosse la nobile spadaccina. Amico, io vorrei fare la nobile spadaccina, ma non penso di poterlo fare. Dai, vai, vai, con il mio potere ti aiuto. Ok, bravo, eliminate i rovi. Oh, quanta roba, che succede? Vai, fratello.
Sai che siete invincibili ora. Grande. Ma qui sopra si può fare niente? No. Ok, però prendo un po' di monete. No, mi chiedevo, questa è la strada per il castello, no? Allora io devo andare un attimo dietro. In realtà, perché qua c'è un'altra strada. Eh beh, sì, guarda. Qui era pieno di fiorellini. Aspetta, aspetta. Niente? Posso... Ah, devo far fiorire. Bene. Ok. Ottimo. E... Beh, comunque sì, è carino come interagibile tutto quanto il posto. È davvero forte. Ho preso un fiocco. Ok. Praticamente lui ti dice, guarda, questo posto era pieno di fiori, fallo fiorire in qualche modo. Mi chiedo se Peach... Questa è l'animazione idol di quando sta ferma. Però fa anche altro, ok, fa comparire cuori, eccetera. Va benissimo, volevo un attimino vedere che cosa poteva offrire così, tanto per curiosità. Andiamo al castello, dai, ci siamo quasi ormai, no? Quello è lo splendore della spadaccina. Peach, forse insieme riusciremo a usarlo. Strano che i rovi non abbiano contagiato anche il potere della spadaccina. Voglio dire, è un potere forte, no? Ottimo. Quindi ora posso distruggere i rovi, immagino. È la spadaccina. Ah, eh sì. Dai, dai. Vanguard. Bello. Vai, vai, vai. Ah, fa anche le piroette, grande. Carica? Non carica l'attacco, no. Solo con Bimena? Una vera artista della scherma, senza pari. Eh sì, solo con Bimena. Uffa, peccato. Aspetta però, io voglio andare un attimo dietro. Perché dietro c'era... Ah, non posso più andarci? Ok. Ok, con ZR fa la posa di scherno. Che c'è anche in Smash. E questi qui li taglio. Ok, let's go. Immagino che sia possibile quindi ritornare negli stessi... Oh, ne ho mancati alcuni. Perché probabilmente ci devo ritornare poi in un secondo momento con il potere della spadaccina e prenderli. Avanti, dai, fatevi sotto. Non un altro posto. Comandi, ok. Osserva i movimenti dei nemici e poi usa B o A per schivare e contrattaccare. Ma se lo attaccassi e basta. È incredibile. Bello con A. E via tu. Allora? Fratello, che fai? Ma ho sconfitto lui, ho sconfitto tutti? Ma scusami. Ma vi saltavo a caso per capire un po' un attimo il tempismo. Il problema è che se salti a caso e vai contro il nemico ti prendi lo schiaffo, giustamente. Ah, altri rovi, Immagino che distruggendoli tutti si ottenga qualcosa come ricompensa. Giusto? Ah, ha fatto la posa? Ma che livello bonus? Che è Crash Bandicoot questo, ehi! Attaccami, attaccami, voglio fare Perry. Voglio fare Perry. Dai. No, niente, non funziona. Ho solo preso botte.
Ah, per una stella extra, certo. C'è altro qui da fare? No? Altro da distruggere? No, non c'è nient'altro. Torniamo dietro. Ora ho paura a subire anche un singolo danno, quindi non oso più di tanto. Contro i rovi. Evito di saltare e di farmi male. Oh no! Il re, cosa possiamo fare? Salvarlo. Il re è in pericolo. Ok, un cuore. Grande. Oh no, c'è la guardia armata. La tua strada finisce qui. Fatela fuori. Ah, ma forse solo in queste lotte posso fare la parata, tipo? Cioè la parata, la schivata e poi il contrattacco, immagino. Ora tocca a me. Dai, dai, fratello, fatti sotto. Ah, nella gabbia? Certo. Aiuto. Ma così facile? Ah, ha fatto schifo col tempismo io, va bene, questo è chiaro. Ma se non faccio schifo almeno 10 volte in un videogioco non è normale. Un videogioco dove le basi sono digeribili anche da un poppante, intendo. Guarda questi. T'a posto, fra? Dai, combatti, frate. I comandi sono sempre gli stessi? No. Per eliminare il nemico sopra di te, inclina verso l'alto e premi B. Mamma mia, bello, l'affondo in alto. Bellissimo. Ma queste luci lì, queste gemme lì sopra. Cioè, semplici gemme? Ok. Forse posso farlo solo contro quelli con gli scudi, l'attacco schivata e parata, no? Ok, andiamo. Ah, questi sono endless proprio, non finiscono mai, come rotoloni regina. Dammi il cuore, grazie. Ma per favore, ma basta, ma fammi piacere. Ma come ho fatto a prendere danno lì? Bah. Carino comunque, non è male, dai. Eccolo! Arrivo, re. Questo castello ormai ci appartiene, non credo proprio. Non penso proprio. Oh no! La pianta è il nemico? Eh sì! Ti farò vedere io chi comanda! In guardia! Ok. Ok, dai che risorgono. Dov'è quella malvagia? Eccola qua. Beccata. Schivata? Ah, l'ho schivata, bene. E ora? Oh cielo. Niente danno? Ok, niente danno, dai. Oh, finalmente. Ok, ho capito ora, ho capito. Bene, ora ho capito come fare. Ora due ne escono? Ora ne escono due addirittura. Poi saranno tre sicuramente. Eccolo! Andato! Mille pezzi! Preso! Ush! Fiocco preso, ok. Nuovo fiocco per vestito, spadaccina. Vestito per vestito, vestito spadaccina. Ce l'abbiamo fatta! Insieme possiamo sprigionare il potere dello splendore!
Ma il teatro non è ancora tornato alla normalità. Chissà se i fili luminosi e il simbolo nel foyer sono legati in qualche modo. Scommetto che anche gli altri spettacoli hanno bisogno del nostro aiuto. Forza, andiamo a vedere!